Torneo Ground Goat di Battiadi, sono qui con Federico Arcidiacono, tra gli organizzatori del torneo. Ciao Federico. Ciao, buonasera a tutti. Come sta andando questo torneo? Ma stanno benissimo, abbiamo parlato pure con i giocatori, stanno divertendo, non hanno avuto problemi entrambi i giorni, quindi come prima edizione soprattutto stanno molto bene. Anche perché è un torneo al chiuso d'estate, è una cosa un po' diversa dal solito. Sì, infatti abbiamo scelto proprio per questo il palazzetto, c'è l'aria condizionata, quindi alla fine non si sta nemmeno male. Soprattutto ieri c'era più caldo, dentro stava bene, c'era piuttosto freddo, c'era l'aria condizionata, quindi ci sta abbastanza bene. Rispetto al campetto, ovviamente col palazzetto, col parquet si gioca un basket diverso, un basket più professionale, possiamo dire. Giustamente. Tu quest'anno hai fatto la tua bella figura in Serie C con il CUS, con questo playoff della gara 3, con la Basket School, come hai visto questa stagione? Ma è stata una stagione sicuramente dove sono cresciuto, perché ho avuto più spazio in Serie C e soprattutto la prima metà del campionato, ma anche dopo. E i playoff, soprattutto ho avuto spazio anche durante i playoff, giocare contro giocatori che fanno questo mestiere ormai da anni e anni, soprattutto a livello professionale, come un vero e proprio lavoro, quindi è stato sicuramente educativo per me. E anche le Under andava abbastanza bene, avete fatto la Final Four. Alle Under sì, siamo arrivati in semifinale e abbiamo perso all'ultimo secondo di Davin, però anche questa sono esperienze che tutti vivono durante la vita. Benissimo, chi vincerà questo torneo secondo te? Ma allora, Platinum... Tanto il video andrà dopo la fine del torneo, quindi okay. Andiamo con il pronostico finale. Ok, allora Platinum, io sto giocando, siamo primi in classifica in questo momento. Potremmo vincere noi, una squadra un po' casuale. Con chi sei in squadra? Federico Lofaru, col quale organizzo questo torneo. Nicolas Susa, che è uno straniero con cui ho giocato con me in Serie C l'anno scorso. Lo sloveno, tornato apposta per il torneo. Esatto, tornato apposta. Mario Garozzo e basta. Ma okay. Ci sono squadre forti, c'è la squadra di Luciano Abramo, di Eugenio, gli storici possiamo dire. Sì, ci sono squadre molto forti. Benissimo. Open l'abbiamo fatta per dare spazio anche magari a chi non gioca professionalmente, chi gioca al campetto e a chi piace soltanto giocare a basket. Ok, e secondo te c'è qualcuno che hai visto particolarmente interessante? La squadra di Vincenzo Ferrara è prima, non ha mai perso, quindi penso che si aggiungerà il torneo. Benissimo, grazie mille a Federico Arcidiacono. Grazie a tutti, buona serata.